Grazie Presidente, vorrei con questo intervento finale rispondere alle tante osservazioni fatte e esprimere ovviamente la soddisfazione per essere riusciti ad arrivare ad approvare questo atto come primo grande comune in Italia. Quindi riconosciamo la cancellazione dei canoni per i centri sportivi municipali in un atto, in una delibera che è la prima in Italia e quindi dobbiamo essere tutti orgogliosi. Ecco, se c'è voluto tempo è perché questi sono i tempi previsti dai regolamenti. La proposta è stata depositata all'inizio di aprile e poi ha seguito tutto il percorso previsto dal regolamento, quindi 15 giorni per gli uffici per dare i pareri, i giorni per i municipi, le controdeduzioni della Commissione e quindi in realtà vedendo proprio i tempi previsti dal regolamento siamo riusciti a raggiungere quasi il risultato massimo possibile. E è stato un lavoro condiviso, come hanno detto tutti i colleghi che sono intervenuti, e questo è un bene ovviamente, è un lavoro condiviso con tutti i municipi, appunto. E tra l'altro l'unico emendamento che abbiamo votato è proprio in accoglimento di due osservazioni, la stessa osservazione fatta da due diversi municipi. E ecco, tra l'altro approfitto per fare un invito a continuare a lavorare insieme in commissione e appunto abbiamo votato 10, mi sembra, tra ordini del giorno ed emendamenti, di cui in realtà soltanto uno era stato analizzato in commissione, nonostante la commissione abbia lavorato per tante ore, dedicando tanti incontri e quindi sarebbe stato bello forse condividerlo insieme in commissione, non è stato deciso di fare diversamente e quindi comunque il risultato poi finale, ecco, come hanno detto tutti, è quello che conta ed è un risultato utile per la città. E quindi per quanto riguarda infine l'altra importante delibera, sempre in tema sportivo, che riguarda gli impianti, ovviamente anche qui l'intenzione è quella di lavorare insieme, però ecco, come sappiamo bene noi che stiamo qui in aula e lo diciamo magari anche a chi ci ascolta da casa, le difficoltà non sono tanto trovare una convergenza dal punto di vista politico su questi che sono temi, come dire, universalmente riconosciuti e difesi da tutti, quindi la tutela del servizio sportivo, delle attività di base fatte dalle associazioni, ma appunto andare a superare i rilievi delle strutture. Quindi le quattro delibere sugli impianti hanno tutti dei pareri negativi che richiede lavoro e siamo a disposizione per farlo insieme se è questa la volontà. Però ecco, siccome ho sentito alcuni interventi che lamentano appunto delle lungaggini, le lungaggini si spiegano esattamente con questo motivo. Quindi ecco, se è intenzione insieme di superarle, allora ci assumiamo tutti la responsabilità anche del tempo necessario per trovare delle soluzioni. Altrimenti, ecco, ci sono quattro delibere, ognuna potrà prendere la sua strada se dobbiamo tentare di fare, come dire, gara a chi arriva primo. Non è questo il nostro obiettivo. Tra l'altro, ecco, il lavoro poi condiviso da risultati positivi, ricordo, ecco, ho ricordato già i pareri dei municipi, ricordo la partecipazione delle associazioni, c'è stata una commissione di, mi sembra un paio di settimane fa, che ha visto circa 200 collegamenti, non so, forse il Presidente ci potrà aggiornare se è stata la commissione con più collegamenti di tutti, è durata, se non ricordo male, 3 ore e mezzo. E quindi certo un lavoro che ecco, poi sta arrivando, nonostante questa grande partecipazione, con tempi record, primi in Italia ad essere approvata oggi in aula e quindi ringrazio tutti comunque per il contributo che hanno dato a questo risultato di cui dovremmo essere tutti fieri. Grazie.